Buka è una cagnolina ucraina. È stata fatta evacuare da un canile vicino a Kiev e grazie ai volontari locali e all'unità di emergenza LAV è riuscita a lasciare il paese in guerra nel marzo 2022. Dopo qualche mese in Italia, Buka ha trovato una famiglia a Trento che l'ha accolta e ora si gode la vita con lunghe passeggiate in montagna, un compagno cane di nome Fiocco e tutto l'amore che non aveva mai ricevuto. Non tutti i cani presenti nelle strutture ucraine sono però così fortunati, perché per loro lasciare il paese è ora vietato. Noi siamo ancora operativi aiutando gli animali in loco. Purtroppo a seguito di una direttiva del Ministero della Salute non è più possibile portare animali che non abbiano una famiglia, quindi animali personali, in Italia. Quindi tutti gli animali che sono in canili, gattili o rifugi purtroppo non possono essere più accolti qui. Per questioni sanitarie, dato che l'Ucraina è un paese dove ancora c'è la rabbia e quindi questi animali che non hanno seguito una profilassi ovviamente non è sicuro farli venire qui. L'Ucraina era un paese già prima della guerra con un elevato tasso di randagismo e quindi i numeri sono comunque importanti già per la natura che ha quel paese, per la gestione degli animali. E, a maggior ragione con la guerra, ovviamente i volontari che prima se ne occupavano ora non possono più, sono diminuiti enormemente, le strutture sono ovviamente affaticate perché donazioni dalla popolazione ucraina purtroppo non arrivano più come invece arrivavano prima, e quelle aiutavano al sostentamento degli animali. E quindi sì, siamo in una vera e propria emergenza. Aiutare i cani ucraini è però possibile. Sia facendo volontariato con noi, perché non solo l'unità d'emergenza, ma anche tutte le sedi che ci sono in Italia della LAV lavorano sia con le famiglie che sono arrivate qui che con contatti che abbiamo in Ucraina per spedire ciò di cui queste persone e questi animali soprattutto hanno bisogno, oppure tramite una donazione sul nostro sito.